Buongiorno, belluciato. Mi ricordo quando ho sentito dire la prima volta questa espressione e mi ha fatto un po' sorridere, come in genere mi succede quando sento queste espressioni dialettali molto espressive riguardo la realtà dei fatti, no? Cosa significa? Letteralmente significa bel fiato, no? Belluciato nel senso peccato per il bel fiato, cioè dire peccato per quel fiato che stai sprecando. L'altra sera sono stato con due amici in un locale, qua abbiamo preso qualcosa, poi spostandoci fuori con un'altra persona che era fuori abbiamo tirato fuori l'argomento che più di tutti sta dividendo negli ultimi mesi l'umanità intera, cioè argomento Covid barra vaccini barra vax piuttosto che no vax e così via. È venuto fuori l'argomento e per farla breve, insomma, il tizio era uno di quelli che potremmo dire un po' complottisti, un po' no vax, sto Covid non è vero che come ce lo raccontano, il vaccino è inutile. Ora, non mi sto schierando né di qua né di là. E invece gli altri due amici che erano con me, ma come no, ma sai, ma questo, io ho visto questo, ho visto quello, ho visto l'altro, se tu non hai visto non puoi dire, non puoi parlare, l'altro è no però così. Ad un certo punto però mi sono reso conto di come c'erano due forze che andavano l'una contro l'altra e si annullavano vicendevolmente, cioè uno spingeva da qua, l'altro spingeva da qua, spingi quanto vuoi, non ti muoverai di un centimetro, perché nessuno dei due è disposto a diminuire con la forza. Quindi se tu spingi di qua, fai forza su un punto e quel punto rimane tale, non si sposta, non cambia, no? Una volta che ormai andava così la situazione, ho cercato, guardando semplicemente una delle due persone che era con me, di dirgli: guarda, lascia cadere la situazione così, non continuarla, perché è abbastanza inutile. Solo che far capire così con gli occhi tutta questa tiritera non è semplice. Allora mi è venuta in mente questa frase belluciato, che una volta fu un mio compagno di studi, che cercava di spiegare cioè che dove c'era uno che cercava di spiegare a un altro una situazione, lui da terzo si è reso conto che era praticamente inutile perché quello non era disposto a capirla, e mi ricordo che gli si avvicina, lo tocca e gli dice: belluciato. Cioè dire, stai sprecando parole, tanto non lo capirà mai, è inutile, no? Ed è carina come cosa. E l'altro giorno mi è venuto in mente, cioè belluciato, dice: guarda, lascia perdere, c'è ben poco da fare, perché tu tiri da questa parte, lui tira dalla parte opposta, non vi muoverete più di tanto, piuttosto forse è meglio che lasci cadere la situazione, perché tanto non ne viene niente fuori, non troverete un punto d'accordo, rimarrete entrambi fermi nelle vostre idee, perché nessuno dei due si vuole muovere più di tanto, per cui gioca un po' di intelligenza tu e taci, basta, è inutile dire le cose anche se sono così, se stanno così. Però ecco, questa situazione un po' mi porta a dire: ma è vero però che così non si batte uno per la verità, perché le cose vadano secondo, perché non si mettono i puntini sulle i o sugli i, come dice qualcuno. Ecco, non lo so, però ci sono situazioni in cui sento che forse è meglio far così. Cioè quando vedi che l'altra persona in realtà non si vuole smuovere minimamente dalla sua posizione, che senso ha continuare a parlare? Che senso ha continuare a convincerlo che la tua idea è quella giusta? E quindi questi sono i casi di belluciato, tienitelo per te, conservalo, risparmi il fiato. Ciò che mi viene principalmente da dire è: leva l'occasione, cioè non andarti a cercare l'occasione per, non dico litigare con l'altra persona, ma piuttosto che cercarti l'occasione per allontanarti ancora di più da quella persona perché vi trovate a divergere su un argomento piuttosto che su un altro, cioè, cerca invece l'occasione per fartela amica, e se non la trovi almeno togli quella che te la fanno nemica. Quindi il discorso è belluciato, cioè,
da lasciare stare, cioè leveci mano, è un altro modo di dire, no? Leveci mano, cioè proprio lascia andare la situazione, è inutile, cioè comunque poco utile a un fine pratico, non ha tanto senso che tu continui a batterti per questa situazione. Ieri mi pare sto ascoltando un podcast, Tutte le volte che, è un podcast di questi prodotti da Spotify, credo, con due ragazze brave, secondo me, molto brave, nel senso che è un podcast molto molto coinvolgente, e parlavano nell'episodio che ho ascoltato io ieri proprio di questa cosa, del riuscire a recuperare nei momenti di litigio, diciamo così, di riuscire a recuperare subito l'altra persona. Dicevano un po' di trovate anche un po' alcune strambe, tipo quando l'altro è arrabbiato con te, tu ci vai e gli dici: ehi, guarda che io e te siamo una squadra. E dice che il più delle volte dovrebbe funzionare questa cosa, no? Infatti, per ricordare che siamo una squadra, no? Ma il punto è, quando ti trovi davanti a una persona che non si vuole minimamente muovere dalla sua posizione, o sei tu a dover calare il prezzo così umilmente, con una punta di umiltà, o se effettivamente è un discorso giusto e corretto il tuo, al punto che sarebbe sbagliato calare il prezzo e quindi scendere a compromessi, almeno sii intelligente, sii scaltroli ed evita la discussione. Quando ero al liceo, ai tempi delle guerre puniche, che ero nel consiglio d'istituto, ricordo che c'erano due personaggi nel consiglio d'istituto, uno era il preside, l'altro era il direttore amministrativo. Erano due persone molto cocciute entrambe, però il direttore amministrativo era in questo un po' più intelligente rispetto al preside, non a livello assoluto, ma nelle situazioni, perché il preside si impuntava, no, ha fatto così, 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 così. Il direttore amministrativo era scaltro, perché alla fine ti faceva capire come se stesse prendendo da quello che dicevi tu, ma in realtà poi faceva di testa sua, quindi aveva questa capacità che, coniugata in maniera positiva, non può che essere buona, cioè alla fine ti permette di levare l'occasione, di togliere l'occasione di litigare o di far rimanere male l'altro, no? E quindi in questo caso, beh, duciato, dai, è inutile che continuiamo a parlare, non ha senso, non porta a nulla. O scendiamo a compromessi, se è il caso, oppure meglio che la chiudiamo qua, ognuno per la sua strada, e la prossima volta ci vediamo giusto per andare a bere una birra insieme, è buono, no? Alla prossima, ciao!